Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a decorare il mese di settembre. Sono in ritardissimo, questo video lo pubblicherò sicuramente a settembre inoltrato perché non ho avuto assolutamente tempo. Mi dispiace tantissimo, so che non ha senso sinceramente, neanche per me perché avrei dovuto già scrivere gli appuntamenti, tutte le cose, però ho appuntato tutto in un foglio, poi trascriverò tutto. Appena avrò finito totalmente la decorazione. Innanzitutto vi svelo che sarà a tema moda, quindi andrò a realizzare un po' tutte le decorazioni che ricorda la moda, vedremo un po'. Ho delle idee in mente perché è già da tantissimo tempo che avevo in mente questo tema e come realizzarlo, quindi iniziamo. Innanzitutto, come sempre, ho realizzato alcune decorazioni. Per adesso mi sto concentrando su questa, che sarebbe quella dedicata alla copertina. Per realizzare questa donina abbastanza stilosa, ho utilizzato la carta. Non so come farvelo vedere, sì, qui è un po' alzato, poi andrò a sistemare un po' il tutto. Ho utilizzato la carta decorata. Questa qui è quella di In Love Art Shop, quella vi ho fatto vedere in altri video, ed è quella per origami. Mi piace tantissimo, ho voluto utilizzare questi colori un po' autunnali per i suoi vestiti e ho utilizzato anche altri tipi di carta, sia per le scarpe che per il fiocco. E niente, mi piace molto il risultato. Anche lei è realizzata con della carta. Ho utilizzato questa per la pelle e questa qui della semplice carta, sono fogli molto leggeri per i capelli. Poi ho realizzato tutti i dettagli con la penna, ho utilizzato anche la penna bianca, per le perle l'acrilico bianco che non ho qui. E niente, quindi ho utilizzato anche per realizzare alcune ombreggiature che non si vedono bene, magari nei capelli si vedono di più. Ho utilizzato i brush marker, quelli dell'Art in Fly. Vi faccio vedere questi qua, i miei adorati brush marker. Poi ho incollato il tutto in questo cartoncino più spesso, decorato, e andrò a posizionare il tutto in questo qua, e sarà appunto la copertina. Poi infine ho realizzato questa decorazione qui di lato con questo fiocco, con questo nastro, e ho realizzato semplicemente dei buchi. Ora vi spiego. Ho realizzato dei buchi con questa foratrice ed ho passato all'interno questo nastro. Questo è quello che ho fatto fino ad ora. Ancora devo realizzare le altre decorazioni. Man mano in questo video vedrete tutto. Mi stavo dimenticando che per queste pagine invece ho utilizzato questo nastro per nascondere la parte nera. Qui ci sono due strisce nere in questi fogli, questi proprio dell'Happy Planner, che non mi piacciono, e quindi ogni volta nascondo queste strisce con del nastro decorativo. Dipende appunto il tema, metto un nastro diverso, ecco. E poi ho realizzato sempre per nascondere le scritte, perché i fogli di questo Happy Planner aveva appunto delle scritte già impostate. Non mi servono, quindi tutti i mesi le nascondo con della carta. Quindi io direi di metterci subito al lavoro.
copertina, ho terminato, non credo di aggiungere altro, forse qualcosina qua perché lo vedo vuoto qui. Vedremo, nel corso della decorazione vedremo. Non vi ho detto come ho realizzato questa decorazione qui. Ho utilizzato questa fustella, però a mano, quindi ho preso i contorni e poi ho ritagliato. Però prima o poi mi farò la Big Shot, ragazzi. Ho bisogno di una Big Shot perché mi sto appassionando sempre più appunto alle decorazioni in carta e non vedo l'ora. Comunque, io direi di continuare con le altre decorazioni. La decorazione è terminata. Allora, questa è la copertina che già avete visto. Vi ho detto un po' tutto quello che ho utilizzato e niente, il risultato mi piace davvero tanto perché è molto più pulito. Mi sto perfezionando e soprattutto appunto sto rendendo tutto ciò che faccio un po' più pulito e più con un senso, ecco. Mi piacciono molto di più. E le perle le ho fatte, vi ho già spiegato che le ho fatte con la penna acrilica e bianca e ho aggiunto in più questa decorazione qua che è uno sticker in stoffa a forma di fiore, mi piace tantissimo, sta veramente bene. Andando invece nelle pagine dei giorni ho realizzato tutte queste decorazioni. Ho fatto un po' un misto sia di sartoria che di moda. Diciamo che è tutto collegato, quindi ho aggiunto anche qualcosina, tipo la macchina da cucire, questa qui è antica, molto vintage, mi piace. E come potete notare, ho utilizzato la penna quella argentata. Bellissima, piace molto l'effetto, è metallizzato argentato. E poi appunto ho realizzato varie magliette, questa è la bobina con il filo e una cravatta. Poi un vestito, questo qua mi piace tanto, un paio di pantaloni lunghi, un cappello, le scarpe. Ho cercato di fare un po' un indumento per ogni tipologia, infatti ho realizzato appunto sia pantaloni stretti che larghi, sia lunghi che corti. Poi ho aggiunto anche qualche accessorio, infatti nella moda fanno tanto anche gli accessori. Ed ho realizzato appunto questi occhiali da sole e queste forbici per tessuto molto vintage, mi piacciono tanto. Qui dietro ho aggiunto anche un indumento intimo, poi questa gonna e vari bottoni e poi questo qui che è un corpetto
una borsa, questi stivali, mi piacciono tantissimo, ragazzi, anche perché ho utilizzato questa carta decorata che ci sta veramente benissimo, e una gruccia. E dietro, nella parte, diciamo, libera, ho realizzato un po' delle decorazioni più grandi. Ho fatto questo manichino, questo che si utilizza solitamente appunto per realizzare i vestiti. E mi piace tanto. Ho fatto anche questo metro da sarta e questo qui, che sarebbe un vestito un po' più elegante con questo fiocco. Questo qui l'ho realizzato con lo scotch. Un giorno vi farò vedere come realizzare anche con il decotape, se volete fare qualcosa di più particolare, come realizzare i fiocchi, ve lo mostro. E poi ho utilizzato questa carta merletto, diciamo, questa carta tipo finto pizzo. Ho realizzato appunto le pieghe del vestito. Niente, il risultato non è male. E poi questa qui l'ho riservata per delle note che avrò da fare durante il mese. Niente, questa è la decorazione. Andiamo subito a mettere i fogli al loro posto. Ok, copertina. Dietro è bianca, ma penso di lasciarla così. E poi i vari giorni. E niente ragazzi, io spero veramente di cuore che questo video vi sia piaciuto, che questa decorazione vi piaccia. Sicuramente a tema realizzerò anche delle creazioni in pasta polimerica e presto farò dei video tutorial, vediamo un po' cosa riuscirò a fare. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi avete realizzato nella vostra agenda una decorazione simile. E niente, vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!